Allora, questo fa parte di un ciclo di seminari, cioè di racconti a tappe sulla ferrovia. Quindi ripercorriamo un po' la storia da quando nasce a quando muore, sostanzialmente. Poi tutti i risvolti anche sociali che ci sono stati per questa ferrovia. Questa volta però non è un seminario come le altre, è un, diciamo, è un racconto più per bambini. Quindi faremo, diciamo, nella prima tappa ci sarà questo personaggio che racconta un po' in maniera favoleggiata, insomma, la storia della ferrovia. Dura intorno ai 10 minuti, 8-10 minuti, e faremo circolare anche delle immagini per rendere un pochino più vera, insomma, il racconto. Accanto a questo, diciamo che l'associazione sia Amici della Terra e Acanto sono due associazioni, in realtà poi fanno rete, cioè c'è tutta una rete di altre associazioni come il gruppo archeologico, c'è Saverio, c'è Laura, poi c'è l'associazione Cultura Classica, in realtà c'è proprio diciamo, un'integrazione tra varie persone anche a titolo, diciamo, totalmente gratuito. Il percorso è di circa 5 km, però facciamo tante tappe. La prima tappa la facciamo proprio all'inizio, poi abbiamo al casello crocifisso e lì però come funziona la passeggiata? In realtà andiamo a integrare anche tutti gli elementi del territorio, per cui se ci sono delle aree archeologiche o per esempio due parole sulla chiesa del crocifisso verranno comunque dette, quindi c'è un'integrazione anche di informazioni sul territorio. Poi faremo una prima tappa, diciamo, al primo casello del crocifisso, poi una seconda tappa all'altro casello e via discorrendo. Sono, diciamo, quattro tappe, però poi comunque ci possiamo fermare. Chiunque vuole intervenire fa parte proprio di, diciamo, integra ancora di più il discorso. I più piccoli abbiamo segnato con del nastro bianco e rosso dei punti un po' più critici, un po' più pericolosi, tipo c'è del filo spinato, c'è un punto sul ponte, quindi dove c'è il nastro bianco e rosso è segnale, diciamo, di pericolo, bisogna stare un po' lontani da quei punti lì. Poi vabbè, le regole classiche, quando si cammina in genere non si buttano carte a terra, non si raccolgono fiori, oddio, asparagi sì, perché se non riuscite, e poi mantenere, insomma, il... Ok. Cici, proprio dove state camminando, tanto tempo fa, vi erano delle lunghe rotaie d'acciaio sulle quali un lungo treno, con in testa un'enorme locomotiva, si muoveva tra sbuffi di fumo e fischi assordanti, proprio come questo. Sì, vi era una ferrovia che per oltre 100 chilometri collegava i piccoli paesi che ci circondano, dalla Calabria alla Basilicata. La Basilicata è anche detta Lucania. Fu chiamata per questo Ferrovia Calabro-Lucana o Ferrovie Calabro-Lucana. Bene, a quel tempo la nostra ferrovia era considerata una ferrovia minore, detta anche a scartamento ridotto. Sì, si usavano proprio queste parole, per via dei binari più stretti rispetto alle più veloci e grandi ferrovie dello Stato. Ma proprio perché minore, riusciva ad arrampicarsi e collegare i tanti paesi dispersi tra le montagne del Pollino. Ed in questo viaggio io mi aiuterò con delle foto per capire meglio come era fatto il treno. Ehi bubo, ciao! Oh Nella, ciao! E che ci fai qui? Niente, ti volevo dire una cosa, se posso dirla. Allora, a quel tempo, prima della costruzione della ferrovia, sapete, non esistevano le grandi strade che abbiamo oggi. Non esistevano neanche le automobili, o quasi, ce n'erano pochissime. E si girava per lo più a piedi e con i traini e carrozze tirate da cavalli. Pensate che questi paesi, proprio come Castrovillari, nei primi anni del Novecento non avevano acqua potabile nelle case e vi erano addirittura i maiali nel centro abitato e poi non vi era neanche la linea telefonica, arriva nel 1909. Dovete sapere però, ritornando proprio alla ferrovia, che ci vollero anni di duro lavoro, tanti sacrifici e purtroppo ci furono anche degli incidenti mortali, purtroppo, prima di vederla completata. Allora, la ferrovia venne ufficialmente inaugurata nel 1915 con un primo collegamento tra Castrovillari e un altro paese che si chiama Spezzano, in direzione sud.
Bene, il primo collegamento in realtà era solo l'inizio. Ci volle il 1 luglio del 1931, lo stesso giorno di apertura della stazione di Milano, per inaugurare tutta questa ferrovia. Ad ogni modo, la ferrovia segnò un importantissimo passo per lo sviluppo economico e delle famiglie e sociale, per tanti paesi agricoli come Castrovillari, Cassano, Civita, Frascineto, Mormanno, Laino, eccetera. Grazie alla ferrovia si crearono molti posti di lavoro e le condizioni economiche di molte famiglie migliorarono notevolmente. Fu possibile commercializzare i prodotti dell'agricoltura e poi le materie prime, il legno e le pietre, poi il sale, e poi ridurre gli spostamenti, agevolare il trasporto degli studenti che frequentavano le scuole castrovillaresi. Guardate, è l'immagine della prima locomotiva che arriva a Castrovillari. È il 15 marzo 1914, sono le 3 del pomeriggio. Ad attenderla vi era una grande folla festante e vi salirono sopra i personaggi politici del tempo che insieme ai cittadini avevano lottato per ottenerla. Tra questi l'audace Luigi Saraceni, che riuscì ad avere dallo Stato italiano, i fondi per la costruzione. A lui come ad altri oggi è stata dedicata una strada di Castrovillari. Bene, io mi fermo qui per il momento. Ci vediamo alla prossima tappa. Ciao! 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 No, non è vero. Sono degli aculei di istrice. L'istrice è un animale protetto, è come un piccolo cagnolino che ha questi sulla schiena. Quando un animale arriva, lui si gira improvvisamente e lascia questi aculei che vengono infilzati nella carne del predatore o chi vuole. Si difende. E questo, guardate quanti ci sono. È stato attaccato. Forse qualcosa. Quindi si chiama il cosiddetto Crocifisso di Murano. Crocifisso perché qui c'è una chiesetta, un monastero con un dipinto, diciamo, dove c'è un Cristo in croce e un bellissimo altare barocco. Questa è una chiesetta del 1600 e c'è un altare bellissimo, barocco, molto decorato, proprio un barocco veramente di quelli notevoli, che purtroppo è molto danneggiato e sta crollando, tutta la parte decorata, diciamo, sta venendo giù. E ritornando qui a questo punto, diciamo, dove passavo questo tracciato viario, la strada, diciamo, antica, quella romana, superava, diciamo, questo punto che viene anche indicato come la Scala di Murano. E poi, una volta superato, diciamo, la collinetta, raggiungeva, diciamo, la zona della Petrosa, saliva verso quella che è attualmente la strada dei Moranesi, raggiungeva Fauciglia e da lì la direttrice andava attraverso tutta la Petrosa, quindi a nord di Castrovillari, raggiungeva Iannina, dove si conserva un tratto del tracciato antico romano della via consolare, e poi scendeva verso Valle Marina, la Trapanata, dove è Salitura, che lì è un'area, diciamo, con tantissima, ricca di documentazione archeologica appartenente sia a una fase ellenistica di quarto terzo sia, diciamo, una fase di età romana, soprattutto in età romana. E qui vicino, ultimamente, durante una passeggiata, abbiamo individuato due grotte, sono, diciamo, chiaramente due grotte artificiali tagliate nella collina, e poi ce ne sono tutta un'altra serie di grotte, e potrebbero far pensare, questo, diciamo, è anche documentato, a un insediamento, diciamo, di monaci che frequentavano quest'area, e qualche studioso suggerisce anche che qui c'era una via dei pellegrini, c'è la valle dell'ospedaletto che anche suggerisce anche la stessa cosa, quindi era un percorso obbligatorio, diciamo, appunto perché, diciamo, la natura del luogo obbligava, diciamo, il percorso a toccare questo punto. E in questa grotticella ci sono tutta una serie di nicchie sia nella parte bassa sia nella parte alta delle grotte, dove in una di queste nicchie ci sono dei segni che, diciamo, molto chiaramente suggeriscono, diciamo, è visibile, no? La figura di una Madonna con altri segni, diciamo, di difficile interpretazione. Ci sono anche altri segni incisi
qualcuno sembra, diciamo, una colomba, qualcosa. Adesso qual è, diciamo, il riferimento, diciamo, del luogo rispetto a questa grotta? È che qui sulla cima di Sant'Angelo, dove sono quei grossi tabelloni, dopo il 1000 è documentata una chiesetta bizantina dedicata a San Michele Arcangelo. Tuttora, diciamo, la montagna, il monte si chiama Sant'Angelo, e questo è un toponimo introdotto dai Longobardi nel VI secolo d.C., quando occupano, diciamo, questa parte di Calabria che faceva parte del Ducato di Benevento, quindi anche Cassano e Laino erano castaldati Longobardi, e qui i Longobardi restano fino a, intorno al IX secolo, fino all'arrivo dei Bizantini. Probabilmente, dato che ci sono altre località dove è documentato il culto di San Michele, quindi questo culto longobardo in grotta, è probabile che anche queste grotte avessero, diciamo, diciamo così, riferimento a questo culto, no? al santo, appunto, San Michele o Sant'Angelo, e che poi in età bizantina diciamo, sia stata costruita la chiesetta proprio sulla cima, che è stata distrutta, si è recuperato qualche frammentino, diciamo, di affresco di questa chiesetta. Quella nicchia di del manto, con il braccio, la testa, con sì, con la vera, è sopra, è proprio sopra, quasi su una volta che la vedo, Nel 1905 finalmente hanno stanziato i soldi per fare le nostre ferrovie, che da binario normale, scartamento ordinario, per mancanza di soldi è andato a 95 centimetri, perché il binario nostro era 95, il famoso scartamento ridotto. La prima da noi, il tracciato praticamente perché più... Perché sennò è più largo. Ah? Non è più largo. Quello è 1,40, 1,50. Ah, quindi quando si dice scartamento vero è che noi avevamo il tratto Castrovillari, Bivio Castrovillari, dopo la stazione di Garda. Sì. Praticamente c'era Chidichimo fermata e poi la fermata Bivio Castrovillari. Ma era detto Bivio Castrovillari perché c'era un semaforo e il nostro binario si interponeva in quello ferrovie stato. No. Noi chiedevamo il permesso al capostazione di Spezzano, il quale praticamente ci dava il nulla osta e la littorina si inseriva nel binario ferrovie stato e arrivava alla vecchia stazione di Spezzano. Sì, sì. Quando partiva da Spezzano la littorina arrivava a Cassano, il capostazione di Cassano dava il giunto a Castrovillari e Castrovillari lo trasmetteva a Spezzano ferrovie stato e ripristinavano la circolazione treni ferrovie stato. Questo era il progetto iniziale di adoperare il binario interposto per collegare i nostri, sì, treni con le linee ferroviarie, come si dice dal coso. Noi, la nostra linea è stata aperta nel 1915 e l'apertura della linea Castrovillari-Spezzano fu effettuata con una locomotiva prestata dalle ferrovie dello Stato siciliane, perché avevano in Sicilia locomotive con lo scartamento ridotto. Noi non avevamo manco le locomotive. Lo scartamento ridotto perché era più economico. Certo. Perché si sfondava di meno. Ecco. E un binario di un metro e mezzo devi scavare di meno. Chiaro. Ecco, era quello risparmio negli scavi. Il problema era là. Certo. Praticamente poi dal 15 noi siamo arrivati al 31 e abbiamo completato tutta la linea, perché abbiamo fatto il primo tratto Spezzano-Castrovillari, poi abbiamo fatto Lago Negro-Rotonda, Morano-Castrovillari-Morano e poi il congiungimento Morano-Rotonda. Praticamente noi nel 31 abbiamo finito tutte le linee nostre, noi siamo troppo lontani dai centri abitati e mano a mano siamo andati perdendo traffico. Sono uscite le autolinee negli anni 50, praticamente abbiamo chiuso la Lago Negro Castrovilla, qui Rivello, perché il ponte di Lago Negro è pericolante. Sì. La penultima arcata si è accavallata, sì, però sì, è ancora in piedi. Vabbè, però non è utilizzabile. Sì, no, perché la montagna spinge, la montagna nord spinge e il ponte si contrasta con la montagna. Infatti sotto. È così, uno è e abbiamo tagliato la linea a Rivello, poi l'abbiamo tagliata a Bivio e alla fine, da giugno del 79, abbiamo tagliato. Sì, un giorno il cane di mia zia mi sono andato alla Allora adesso chiudete gli occhi
Immaginate una grande locomotiva che trainava vagoni carichi di persone, lavoratori, studenti, e poi poteva portare legna, pietre, prodotti della campagna. La locomotiva era come un grande cavallo di ferro che mangiava carbone, beveva acqua e sbuffava a gran voce, emettendo il caratteristico ciup ciup. Sapete quanto pesava una locomotiva? 3.000 tonnellate. Pesava quasi 40 tonnellate. Sapete quanto pesa un elefante? 10. Ci volevano 8 elefanti per pareggiare il peso della locomotiva. Era pesantissima. Vedete, ragazzi, avevano due grossi serbatoi dell'acqua. Poi avevano un forno per bruciare il carbone e un sistema di tubi e leve per farla muovere ed arrestare. Allora, il carbone bruciava e riscaldava l'acqua, così come accade alla pentola sul fuoco quando cucinate la pasta. Voi cucinate la pasta? Sì. A quel punto il vapore prodotto spingeva gli stantuffi che mettevano in movimento le ruote. La locomotiva iniziava la sua marcia, dapprima lentamente e poi pian piano, fino a raggiungere circa 40 km orari, la velocità di un motorino. La sentite? La locomotiva era guidata dal macchinista con un sistema di leve. La locomotiva, prima di partire, veniva caricata con il carbone qua dietro. Io ce l'ho il carbone. Brava! E quello non serve. Adesso serve per quando arriva la Befana. Allora, praticamente, che cosa succedeva? Arrivava un operaio che si chiamava accenditore, accendeva nel forno il carbone e mano a mano che il carbone bruciava, faceva evaporare l'acqua delle cisterne. Quest'acqua delle cisterne andava nei tubi che sono in questa caldaia, vedete qua davanti, dove ci sono i famosi tubi bollitori e le serpentine. Il vapore che si crea dall'acqua che evapora andava in questo comignolo qua, che si chiama uomo morto. Dall'uomo morto, tramite le serpentine, il vapore andava nei pistoni, nei cilindri, e azionava le bielle delle ruote. Le ruote giravano e la locomotiva camminava. Quella leva che dice lui era la leva per far andare avanti o indietro la locomotiva. Poi c'erano due leve ai lati che erano i freni, c'erano altre due leve che erano le sabbiere. Che cosa erano le sabbiere? Le sabbiere erano dei dispositivi che facevano all'occorrenza cadere la sabbia dietro alla ruota motrice in caso di slittamento della ruota. Cadeva la sabbia e la ruota non La locomotiva poteva andare in entrambi i sensi di marcia, cioè anche a marcia indietro, e si muoveva lungo binari d'acciaio, lunghi e poggiati su traversine di legno che a sua volta erano posti su un ciottolato di pietre, quello che sentite sotto i vostri piedi. E nei tratti in forte salita, cioè quando c'era tanta salita, non riusciva a salire da sola e si aiutava con una ruota dentata posta al centro tra le ruote, che si agganciava a una rotaia al centro, a sua volta dentata, un po' come la corona della bicicletta con la catena. Questa rotaia si chiamava cremagliera. Beh, la velocità in questi tratti era molto bassa. Raggiungeva i 18 km orari. Si andava lentissima, come un uomo in corsa. E infatti c'è una leggenda che dice che mentre... Ragazzi, c'è una leggenda, la leggenda dei fichi, che vuole che gli uomini, durante i punti a grande salita, scendevano dal treno, raccoglievano i fichi e riuscivano a salire correndo dall'altra parte. Bene, c'è da dire che a quel tempo... Alla stazione di Civita c'erano i fichi. C'era la stazione di Civita. Che c'erano i fichi, c'erano. Bravo. E ci sono ancora. C'è da dire che a quel tempo non esistevano i cellulari, e in alcune situazioni non sempre la stazione riusciva direttamente a comunicare con il macchinista, con il guidatore del treno. Per questo motivo, in certi casi particolari, era necessario usare metodi alternativi di comunicazione. Ad esempio, in caso di fortissima nebbia o con impedimenti sui binari come alberi caduti, massi, era necessario avvisare immediatamente il macchinista per fermare il treno. In questi casi i cantonieri, cioè i controllori della ferrovia, mettevano dei petardi posti sui binari ad una certa distanza l'uno dall'altro,
che scoppiando a ripetizione, al sopraggiungere della locomotiva, avvisavano il macchinista del pericolo. Pum, pum, pum! Eccolo là, e si fermava. Le locomotive avevano una gran forza e potevano trainare tanti vagoni. Erano in grado di muoversi anche con la neve, non troppa però. Infatti all'occorrenza montavano avanti una sorta di becco, il rostro, che permetteva di spingere la neve ai lati del binario. Questa si chiama chiamarda ed è una vite che teneva, la piastra che teneva il binario, attaccata alla traversina. Adesso parliamo di un altro mezzo per trasportare le persone. Accanto al treno, trainato dalla locomotiva, nel 1936 arrivano dei piccoli furgoncini su rotaie. Le mine, guardate la foto 9. Molti le chiamano littorine, però in realtà si chiamano ennine. Bene, avevano 29 posti a sedere ed erano più pratiche per il trasporto passeggeri. Come vedete dalle immagini, avevano uno sterzo. Lo vedete lo sterzo? Sì. Ma secondo voi a cosa serviva questo sterzo? Per girare. A girare. Ma dato che... Per girare le rotaie. Avanti la locomotiva. Allora, ascoltatevi, serviva per girare? No, perché lo sterzo serviva semplicemente per frenare, perché già camminava sui binari, non aveva bisogno di sterzare, quindi era un freno. Avete capito? Sì, sì. Ok, anche le mine potevano muoversi a marcia indietro, ma era preferibile guidarle nel loro senso di marcia. Come era possibile girare le mine se queste stavano sui binari? Beh, si utilizzavano le cosiddette piattaforme girevoli. Dopo le mine iniziano ad arrivare i primi autobus e fu così che iniziò il declino della ferrovia. Nel 1955 un movimento del suolo, che gli esperti chiamano bradisismo, provocò il sollevamento di quasi 2 metri di un pilone del viadotto Serra, nei pressi dell'ultimo paese a nord della ferrovia, che si chiama Lago Negro. Il ponte non fu più utilizzabile dal treno e quel tratto di ferrovia venne definitivamente chiuso. Senza quest'ultimo tratto si interruppe il collegamento con la rete delle ferrovie nazionali, sì, quelle più veloci, più grandi, e quindi con il resto d'Italia. Anche il successivo danneggiamento del viadotto a 7 archi di Cassano, quindi in direzione sud, interruppe il collegamento con la stazione di Spezzano e quindi con le ferrovie nazionali in direzione sud. Bene, in questo modo la nostra ferrovia venne, per così dire,
isolata dalla rete ferroviaria nazionale. Pian piano questi tratti vennero sostituiti da corse in pullman, quelli che abbiamo oggi, e nel giro di pochi anni il treno divenne un nostalgico ricordo. Allora, nel 1978 la ferrovia venne chiusa e vennero venduti i binari. Ad oggi restano alcuni edifici e manufatti, la splendida locomotiva ormai arrugginita posta a ricordo nel piazzale della stazione di Castrovillari. L'avete mai vista la locomotiva? Sì, l'abbiamo vista. E poco altro. Resta però il ricordo e la storia di un'opera considerata per quel tempo una delle più grandi e importanti del Mezzogiorno. Ci vediamo più tardi per l'ultimo racconto. Adesso proviamo a giocare insieme. Ciao! Sì. Ciao! Per Natale per fare. Sì. Non sono degnato manco di ripetere qualche volta. Proprio. Ma tieni conto di un fatto. Tutto ciò che fai qua non è cosa più. Avete percorso quasi 5 chilometri, dimostrando coraggio, forza e tenacia. Tante cose avete visto e ascoltato. Tante cose avete visto e ascoltato e sicuramente avete inteso come questa gloriosa ferrovia oggi ne rimane solo una parte. Un'altra parte, come i binari, alcuni ponti e caselli, sono andati perduti. La sua memoria, il paesaggio e la natura che avete potuto conoscere ed apprezzare rivivono ancora oggi nel suo tracciato, nei suoi caselli, nelle sue stazioni come questa. Per questo è nostro dovere non perdere la memoria storica e farla conoscere, conservare e valorizzare. Essa potrebbe favorire anche particolari forme di turismo, come il turismo itinerante, a piedi o in maniera dolce. Allora, siamo giunti alla fine del viaggio. Oggi questa ferrovia è ritornata a funzionare, ma questa volta il treno non è fatto di vagoni, rotaie, ma di persone, gufi come me, ma anche coccinelle. Noi e voi bambini, sensibili e propositivi, che a questo punto non possiamo far altro che ringraziare. Grazie a tutti. Attende con questa lente. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. A te no.